Buonasera amici radioascoltatori, buonasera dall'Under Stadium di Olomouc in Repubblica Ceca. Dentro o fuori è presentata così e non poteva essere diversamente questa partita per la nostra Under 21, che si è complicata la vita dopo la sconfitta iniziale proprio qui giovedì della scorsa settimana contro la Svezia per 2-1, solo parzialmente rimediata dal pareggio con il Portogallo per 0-0. Ciò significa che l'Italia deve solo vincere e potrebbe anche non bastare, perché in contemporanea si disputerà la partita tra Portogallo e Svezia. In caso di vittoria azzurra e di pareggio tra Portogallo e Svezia, arriveremo a pari punti con la Svezia, ma passerebbe la Svezia proprio grazie al successo nel confronto diretto. Ovviamente, come detto in presentazione da Maurizio Ruggeri, conduttore di Zona Cesarini, saranno continui e in tempo reale gli aggiornamenti dalla partita di Ureske Radiske Stones di prima, il tentativo sempre di Kane, che questa volta si va a prendere la pallone, me lo mette pericolosissimo in aria, solo conclusione, è la palla che va sul fondo, si divora il gol. L'Inghilterra con Ings aveva fatto Harry Kane una cosa strepitosa, gli applausi sono tutti per lui, non possono essere per Ings che si è divorato il gol. Era andato a chiedere lui la pallone a centrocampo, l'aveva protetto, poi ha visto l'inserimento di Ings, ha tagliato la nostra difesa come lama nel burro. Ings solo davanti a Bardi ha calciato sull'esterno della rete, qualcuno ha avuto l'illusione ottica dal gol. Drake Diner, ci sono ancora 64 centesimi da giocare. Siamo in vantaggio, Belotti, 24esimo, al volo, Italia 1, Inghilterra 0, Belotti, linea Sassari. E allora termina il primo quarto con Sassari avanti di 4 punti, 24-20 studio. Barchesi. Bisantis, perché di destro al volo Belotti ha portato in vantaggio l'Italia. Un taglio di Berardi, bucata ancora una volta centralmente la difesa inglese, grande conclusione al volo da parte di Belotti. Adesso si sentono i tifosi italiani in un momento in cui l'Inghilterra stava forse facendo qualcosa di più dei nostri. È arrivato il gol del vantaggio da parte di Andrea Belotti, il nostro bomber delle qualificazioni con 6 gol. Qui finora non avevamo ancora segnato su azione, in quanto in due partite un solo gol sul rigore di Domenico Berardi contro la Svezia, però quel rigore se l'era procurato Belotti, tra l'altro travolto dal giocatore svedese che nell'occasione è stato anche espulso, e aver giocato un'ora con un uomo in più contro la Svezia, non essere riusciti a chiuderla, essersi fatti raggiungere dal gol di Guidetti con la Svezia in 10, poi la stupidaggine di Sturaro che si è fatto espellere, ha riportato io e le squadre in parità, e poi è arrivato il gol su calcio di rigore da parte della Svezia con Pellin che ci ha condannato. Ma adesso siamo avanti per 1-0, attenzione ancora Italia, il break, palla in aria, la conclusione, 2-0 Benassi, 2-0 per l'Italia al 26esimo minuto, pallone a giro di Benassi, il portiere inglese Butland ha solamente guardato il pallone che si è insaccato in due minuti, micidiale la nostra Under 21, perché prima il gran gol di Belotti e poi quello di Benassi con un tiro a giro che il portiere Butland ha solamente guardato. Ammutoliti i tifosi inglesi e anche i tantissimi colleghi inglesi che seguono la nazionale Under 21, sicuramente molto più di quelli italiani. Era un'Inghilterra che era andata più vicina alla gol, ma adesso è sotto addirittura di 2-0. Non esulta Gigi Di Biagio, perché a questo punto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non siamo padroni del nostro destino, in quanto se Portogallo e Svezia dovessero restare ferme sullo 0-0, a questo punto uscirebbero Italia e Inghilterra, che forse erano le accreditate per il passaggio del turno, e passerebbe il Portogallo prima e la Svezia per seconda, proprio perché nello scontro diretto, quell'inopinata sconfitta con la Svezia, la squadra scandinava ha avuto la meglio sulla nostra nazionale, quindi passerebbe la Svezia. Quindi non c'è stata grande esultanza da parte della panchina, mentre grande esultanza in campo tra i giocatori che sono andati ad abbracciare Benassi. Palla che viene ancora recuperata dall'Italia, colpo di testa e rete, 3-0, ancora Benassi da fermo, ma il portiere Jack Butland sarà il capitano, ma
ma mi sembra una sciagura, insomma, continua nella tradizione negativa dei portieri inglesi degli ultimi decenni. Siamo rimasti a Peter Shilton e Ray Clements, perché davvero i portieri inglesi, addirittura c'era uno che era soprannominato Calamity James, si chiamava James, il soprannome è Calamity James. Jack Butland davvero ha un problema di colpo d'occhio, perché Benassi è andato alto, ha colpito di testa a girare, ma quasi con scarse pretese. Butland si è tuffato a rallenti e quindi è arrivato il gol del 3-0 e la doppietta di Benassi, che diventa dunque il nostro capocannoniere. Siamo sul 3-0. Adesso a questo punto la partita qui ha davvero poco da dire, perché insomma questa volta i tre punti arrivano. Tutti ad attendere notizie da Svezia Portogallo, la partita di Uresker a Disket. Attenzione, attenzione Bisantis, perché il Portogallo è in vantaggio 1-0, pazienza, e quindi Portogallo 1 Svezia 0. Diamo la linea a Bisantis. E meno male che non c'erano le radioline, chiamiamole così. Dalla panchina azzurra sono tutti scattati in campo. Sta vincendo il Portogallo, in questo momento scavalchiamo la Svezia e siamo secondi, e dunque in questo momento restiamo in corsa. Si va a Praga in questo momento, ma non possiamo parlare, perché ovviamente adesso ci sarà l'assalto degli svedesi. La panchina forse non ce l'aspettavano neanche loro. Di Biagio Faceno 1-0, Di Biagio Faceno arriva e come le notizie, e a questo punto ci siamo, è meritato, perché dopo il 3-0 di oggi ci siamo sicuramente. A questo punto bisogna solo vedere che la Svezia non si riversi in attacco e non trovi il gol. Il Portogallo si è portato in avvantaggio proprio con il giocatore Pazienza, che era entrato in campo contro l'Italia, grande prestanza fisica, la porta la vedeva poco, ma quello che conta è che l'ha vista in questo momento. E allora in questo momento vi dico com'è la classifica: Portogallo 7 punti primo, Italia 4 punti secondo, Inghilterra e Svezia a 3 punti, l'Inghilterra è terza per lo scontro diretto, la Svezia è quarta, ma non ci sarà ovviamente lo spareggio olimpico, ma ci interessa poco, perché andando in semifinale andiamo anche alle Olimpiadi. Adesso si sentono Italia, Italia, chiaro Maurizio Ruggeri, speriamo che non darai più notizie se non quella della finale, però bisogna ovviamente seguire questi ultimi 5 minuti. Non ce l'aspettavamo, diciamoci la verità, non ci credevamo, ma non diamo ancora bilanci, non facciamo bilanci, aspettiamo solo la finale. La partita qui ormai è una pro forma, praticamente non si gioca più. Vi segnaliamo solo che Viviani ha preso il posto di uno stanchissimo Zappa Costa, che l'Inghilterra a questo punto pur perdendo diventa terza, ma non gli serve a niente in quanto scavalca la Svezia, che insomma aveva vinto la prima. Però dobbiamo soprattutto stare attenti e concentrati, che la Svezia non vada a trovare il gol del pari. Torniamo intanto da Bisantis, intanto per sapere quanto manca, e rinnovo il punteggio: Portogallo 1 Svezia 0, e siamo a meno di 2 minuti dalla fine al 90esimo. A te Bisantis. Attenzione, perché qui vedo segni 1-1. Maurizio Ruggeri ancora non c'è arrivato nulla, ancora non c'è arrivato nulla. Sì, è arrivato il gol. E allora sì, e allora biscottone, e diciamocelo, gli svedesi ce l'hanno Tibling, già fatta. Tibling ha segnato all'89esimo. Sì, biscottone, ce l'hanno già fatta in Portogallo col 2-2 tra Danimarca e Svezia. Qui adesso si dispera Di Biagio, 1-1, insomma, si era sognato 1-1, ecco Di Biagio ce lo fa vedere. 1-1, vediamo che qui un collega, perché noi cerchiamo di sbirciare un monitor in cui abbiamo visto il gol di Gonzalo Pazienza, poi abbiamo visto gli inglesi che evidentemente dicono muoia Sansone con tutti i filistei, usciamo noi, uscite pure voi, ci fanno 1-1. E pensare, bravi, che il Portogallo era riandato vicino al gol, sembrava insomma quasi fatta, purtroppo Tibling al 89esimo ha segnato. Bravi, avete inventato il calcio, ci stanno facendo 1-1, bravi, però voi uscite per 3-0, avete perso anche in Israele, avete perso con un eliminati proprio dall'Italia. Scusa Bisantis, quindi, quanti minuti di recupero hanno dato? Dato 4 minuti di recupero, 91esimo, si giocherà fino al 94esimo, però ormai a questo punto bisogna solo aspettare il finale, certo, di Svezia Portogallo. Speriamo di dare ancora notizie. E allora, visto che il regolamento... Attenzione Barchesi, segnalo solo che l'Inghilterra ha accorciato le distanze con un bel gol, tiro da fuori di Redmond, Italia 3, Inghilterra 1, vai. Rimbalzo un attacco di Della Valle, 50 secondi al termine. Chiedo scusa Barchesi, qui è finita, aspettiamo solo il finale di Uresker a Disket, lo aspettano anche i ragazzi che sono qui in campo. Reggio ha il pallone dello scudetto. Attenzione Barchesi, finale Portogallo-Svezia 1-1, l'Italia eliminata.
andiamo invece da Giuseppe Bisantis alla luce di questo pareggio tra Portogallo e Svezia che ha eliminato l'Italia 1-1. A te Giuseppe. Ma l'avevano detto i ragazzi, magari pareggiano, si scannano per tutta la partita. Adesso io chiaramente guardavo questa, quindi Portogallo-Svezia non l'ho vista, però il fatto che il Portogallo segna 5 minuti dalla fine e poi subito pareggia la Svezia, a me puzza tanto di biscotto bruciato, diciamo così, quello che esce dal forno. Usciamo lo strano Giuseppe, se mi insomma posso commentare, è che poteva essere uno 0-0 il biscotto, invece insomma il Portogallo poi ha segnato e poi insomma è stato il gol a un minuto dal termine di Tibling. A volte il calcio succede che un gol arriva per caso. Adesso non vogliamo pensare male, poi tra l'altro noi non siamo in un momento in cui possiamo tanto accusare gli altri, perché insomma il calcio italiano continua a regalarci delle pagine non nere ma nerissime, soprattutto quelle fuori dal campo, dobbiamo dire. In campo i nostri che hanno fatto? Hanno vinto 3-1, e quindi hanno fatto il loro dovere. A pochi secondi dalla fine eravamo in semifinale, eravamo a Praga, semifinale nella quale avremmo affrontato la Danimarca prima del girone. In realtà poi il gol della Svezia, noi arriviamo a pari punti con la Svezia, perché la classifica dice Portogallo 5, Italia e Svezia 4, anzi meglio dire Svezia e Italia 4, in quanto la Svezia vince lo scontro diretto, Inghilterra 3. Se arriviamo terzi, ma non c'è neanche lo spareggio, perché lo spareggio c'era solo olimpico, se l'Inghilterra fosse andata in semifinale, invece l'Inghilterra arriva ultima anche stavolta. Ogni volta si presentano questi agli europei pensando di avere chissà quale squadra, e così come in Israele sono usciti al primo turno, da ultimi nel girone ci escono anche adesso, ci dispiace. Comunque 3-1 la vittoria dell'Italia, vittoria inutile. Arriviamo terzi, si va a casa domani, la via del rientro. Peccato, perché a volte si dice sì, la prima partita è importante ma non è decisiva, invece è stata decisiva quella sconfitta assurda con la Svezia, quando in vantaggio di un gol e di un uomo siamo riusciti prima a farci raggiungere, poi a farci raggiungere anche in parità numerica, e poi a subire il gol su calcio di rigore, il gol che ci condanna a uscire dall'europeo. Davvero visi tristissimi. Ricordiamo che in tribuna c'erano anche il presidente federale Carlo Tavecchio, il commissario tecnico della nazionale maggiore Antonio Conte. Ricordo solo il tabellino qui dall'Under Stadium di Olomouc. L'Italia Under 21 ha battuto l'Inghilterra Under 21 per 3-1. I gol nel primo tempo di Belotti al 24esimo e il pareggio di Benassi al 26esimo. Lo stesso Benassi al 27esimo della ripresa ha segnato il gol del 3-0. Al 92esimo Redmond, con un bel tiro da fuori, ha segnato il gol della bandiera per gli inglesi, che come noi, ma con meno onore probabilmente, se ne tornano a casa. Finisce qui, finiscono anche i collegamenti dalla Repubblica Ceca, si ritorna in Italia. Peccato, perché l'Italia è fuori dall'europeo e dalle Olimpiadi, ma stasera possiamo dire non lo avrebbe meritato. Giuseppe Bisantis ringrazia tutti per l'ascolto.